Parrish, un altro bicchierino. Subito, anzi. Continui a bere? Sì. Ho deciso che ne voglio un altro. Ecco, mi sto arrivando. Buonanotte. Buonanotte. Ne manca ancora per riempirla. Non vorrò imbrogliarmi, vero? Così va meglio. Nessuno riesce a farmela, nemmeno tu. E se Ellerby non ci crede, ci penserò io. No, Margot? Perché non la pianti una buona volta? Ne ho le scatole piene. Una ditta che noleggia auto non può permettersi un autista perennemente ubriaco. Ti hanno anche ritirato la patente. Cosa pretendi? I miei diritti. Ellerby se ne accorgerà. Sarebbe meglio che tu bevessi meno. Allora, io me ne vado. Ma dai, bevi ancora qualcosa con me. No. Irish, un'altra birra per Margot. Non posso. Devo alzarmi presto, qualcuno dovrà pur lavorare. Già, qualcuno deve lavorare. Grazie mille, buonanotte. Coraggio, vieni tu a bere con me. Sì. Da retta a me che me ne intendo, la vita è un vero schifo. Se non imbrogli non concludi niente. Già, così va il mondo, Hans. Nessuno può cambiarlo. Ah, sì, ma Ellerbein ci penserò io. Crede che sia scemo. Io so che tiene due contabilità. L'onesto signor Ellerbein, una per la finanza, l'altra per... Buonasera, signor Ellerbein. Buonasera. Desidera? Due pacchetti di Galaxy col filtro e, se non è tardi, un caffè ristretto. Per carità, signor Ellerbein, un caffè? Mm-hmm. Buonasera, signor Roman. Non mi rivolga la parola. Se fa una cura disintossicante e sta lontano dall'alcol, può tornare da me. Ma sentitelo. Ho già trovato un'altra ditta. Dove non mi trattano come un cane. Ecco qua. Faccia attenzione che scotta. Grazie. Devo andare fino a Gissen. Come? A quest'ora? Un mio cliente ha avuto un incidente. Per colpa dei freni. Se non ci vado io, penso che mi pianteranno una grana. Hanno ragione. Certo, hanno ragione. Voglio dirle una cosa, signor Ellerbein. Lei con tutti quei suoi imbrogli... Non gli dia importanza. Ah, lo lasci dire. Visto che non sa far altro, dovrà pur sfogarsi a parole, come tutti quanti falliti. Non fare il cretino, Hans. L'hai visto anche tu, è stato lui a colpirmi. Coraggio, alzati. Grazie. Buonanotte, signor Ellerbein, e buon viaggio. Sei testimone, Irish. Mi ha colpito lui per prima. Sì, sì, va bene, sta tranquillo. Su, sbrigati che devo chiudere. Il conto puoi pagarlo anche domani. Allora segna anche un'altra bottiglia, amico. Ah. Me la porto a casa. Ehi, noi siamo sempre amici, vero? Sì. Io posso ancora contare su di te, eh? Sì. No, dimmelo. Devo dirti prego. Cosa? Che noi due siamo amici. Nonostante Ellerbein. Sì, lo sai benissimo. Certo, ma voglio sentirtelo dire ancora una volta. Sì, siamo amici. Però adesso devo chiudere, vattene, su. Buonanotte. No, Heinrich. Hans. Le tue sigarette e l'accendino. Grazie. Tieni. Grazie, Heinrich. Prego. Buonanotte. E va a casa, eh? Notte. Notte.
Ma scusi tanto, milady. È scoppiato un incendio al garage. Forza voi con quelle pompe. Accidenti, svegliati, ti ho detto, c'è un incendio. Cosa succede? C'è un incendio. Dove? Da Allerwein, al garage. Cosa? Sta bruciando in un mare di fiamme da almeno un quarto d'ora. Ci sono anche i pompieri. Alla fine che meritava. Non apri bocca che per dire delle bestialità, vero? Hai da accendere? Sta fermo. Ho portato qualcosa da bere. Una bottiglia. L'avrai finita prima di addormentarti. Era ancora a metà. Forse era a metà della tua fantasia da ubriacone. Puoi per un attimo smettere di pensare al bere e ascoltarmi? Hans, tu c'entri qualcosa in questa faccenda. Quale? Ma l'incendio! Chi, io? Scherzi, vero? Lo spero. Ma non sarebbe la prima volta che da ubriaco fai delle cose che poi dimentichi completamente. Dì un po'. Mi credi davvero così pericoloso? O era molto abile o completamente idiota. Così sembra. Si direbbe una bottiglia, raccogli i resti. Sì, provvedo subito. Hans, fai sgomberare il magazzino. Subito. Si tolga di mezzo lei. Già, avrei dovuto immaginarlo. Cosa? Che avresti ficcato il naso anche qui? No, per il momento vorrei ficcare il naso solo in una tazza di caffè con zucchero, latte, burro, prosciutto e pane fresco. Tu non hai per caso un po' d'appetito? Mi mette tristezza far colazione da solo. Grazie, ma sono in servizio. Sì, si vede. Hai un aspetto orribile. Hai passato di nuovo la nottata in bianco?
Cos'è che ti fa alzare così presto? Questi panini. Ne ho presi 35, freschi e croccanti. Si possono riscaldare, ne vuoi uno? Qui vicino c'è una panetteria straordinaria. C'è la coda già alle 6 del mattino. I migliori panini della zona, ti puoi fidare. È sempre il solito spiritoso, il signor Matula. Proprio come allora. Alludi a quando mi avete buttato fuori dalla polizia? Non ti abbiamo buttato fuori, solo... Solo ho mostrato la porta, me lo ricordo. Perché non provi a tornare? Sì, certo, per ridurmi uno straccio come te. Ma se non riesci neanche a tenere gli occhi aperti. Adesso esageri. Senti, gira la larga. Non è roba per te. Si tratta solo di un incendio. Già, si sente. Però si sente anche qualcos'altro. Che cosa? Non hai detto che questo caso è tuo? La prossima fermata è König Platz. Ha idea di chi possa aver provocato l'incendio, signor Ellerwein? Sospetta qualcuno? Per me è un cortocircuito, un cavo difettoso. Come faccio a saperlo? Succedono tante di quelle cose in un garage. Lei è passato di qui prima di mezzanotte? Sì. Per le sigarette? Avanti, può entrare. Molto bene. E allora che ha avuto la discussione col signor Woman? Come fa a saperlo? Me ne ha parlato il barista. È stato lui a provocarmi. E perché? L'ho licenziato perché beve. Beve troppo, a dire il vero. Si riduce in uno stato tale che non capisce più niente. E quando è in quelle condizioni vede in me il responsabile di tutti i mali del mondo. Riconosce questo accendino? Dove l'ha trovato? Lo riconosci o no? No, mi spiace. L'ha trovato al garage? Vicino ai bidoni della benzina. Ma non erano certi in un posto riparato? Un momento, erano quasi tutti vuoti. Non saranno certo stati quelli a provocare l'incendio. Forse si tratta di un incendio doloso. Oh, mio Dio. Allora dovrò rassegnarmi ad aspettare fino alle calende greche. Perché? Ha mai provato a chiedere i danni a un'assicurazione sugli incendi? Su, cerca di sbrigarti, Hans. Perché? Cos'è successo? Come mai non sei ancora in ufficio? Senti un po'. Stai facendo la commedia oppure sul serio non ti ricordi più niente? Ah? Eh? Cosa dovrei ricordare, scusa? Il garage di Ellerwein è andato a fuoco. Meglio così. Non è la fine del mondo. Quando sarebbe successo? Verso l'una. Comunque gli sta bene a quella canaglia. Fossi in te non le direi certe frasi. Mm? Ieri sera hai detto un sacco di sciocchezze mentre eri sbronzo. Quali sciocchezze? Ma, un po' di tutto. Ora però non abbiamo tempo di discuterne, dobbiamo andare alla polizia. Ehi, aspetta. Prima fammi capire qualcosa. Cosa c'entra la polizia? Eh?
Vogliono sapere se sei implicato in questa faccenda. Io? Tu, certo. Tu non c'entri, vero, Hans? È così? Vuoi dire se io... Ma che diavolo dici? Io ho solo un gran vuoto qua dentro. Eh già. Ma adesso sbrigati. Per la miseria, che mal di testa che ho. Mi sembra un pallone. Oh, guarda dov'è il mio accendino. E c'è anche la bottiglia. Signora Oman, lei dunque ieri sera era qui? Sì. Con suo marito? Certo. E a che ora se n'è andata? Poco prima di mezzanotte. Senza suo marito? Sì. Mio marito era ubriaco e continuava a dire un sacco di sciocchezze. Ah, e lui quando è tornato a casa? Più o meno una mezz'ora dopo. Mi sembra di averlo sentito, io dormivo già. Secondo alcune informazioni, suo marito non è molto amico del signor Ellerbein. Beh, sì, ma questo non significa... Voglio dire, a volte se la prende con il signor Ellerbein, ma... Perché lo ha licenziato? Sì, ma... quando ha bevuto, mio marito insulta di continuo tutto e tutti. Non solamente il signor Ellerbein, e spesso anche me. Ha già detto a suo marito dell'incendio di ieri sera? Ne ho appena accennato. E lui come ha reagito? Lei forse non ci crederà, ma non si è accorto di niente. Sostiene che dormiva? Eh sì, aveva bevuto e quindi... E lei? Io? Vede, mio marito dorme sul divano in soggiorno... Quando ha alzato troppo il gomito. Capisco. Per ora è tutto, signora Oman. Può andare. Spero che anche gli altri collaborino come lei. Il signor Oman, prego. Stare in pena. Vedrai che tutto si chiarirà. Sì, sì. Ne vuoi un po'? No. Ma sì, dammelo. Mi tirerà su. Ieri sera ha portato a casa una bottiglia di grappa, signor Roman? Sì. È stata una vera follia. Riuscivo appena a stare in piedi. Ma... E dov'è adesso questa bottiglia? A casa. Grazie. È nuovo? Ce l'ho da un paio d'anni. Perché? Ah, così. Allora lei non riesce a ricordare proprio niente, vero? No, signor Bender. Vede, in certi particolari momenti, l'euforia, l'alcol, la stanchezza, la rabbia, mi riducono a terra. E allora... Le è già successo altre volte? Sì, almeno un paio. Mia moglie ne sa qualcosa. E credo che possa confermarlo. Si rende conto di cosa significa questo? Insomma, non può dimostrare che non è stato lei. Se è questo che va cercando, può anche metterla così. Io non cerco niente, ma non deve meravigliarsi se traggo conclusioni dai fatti che ho a disposizione. Quali conclusioni? Quali fatti?
L'alcol che butta giù. I suoi vuoti di memoria. Il suo odio sviscerato verso il signor Ellerbein. E poi lei è stato l'ultimo a uscire di qui. Arrivederci, signor Roman. Buongiorno. Avanti l'altro testimone. Buongiorno. Arrivederci, Irish. Salve. Come mai non mi ha detto che il signor Roman è uscito portando con sé una bottiglia di grappa? Perché lei non me lo ha chiesto. Beh, per fortuna non lo ha notato. Cos'è? Che doveva notare? Che l'accendino e la bottiglia di grappa che avevi ieri notte sono scomparsi. E allora? E allora? Stamattina sono ricomparsi. Come te la spieghi questa faccenda? Tu. Ma dove sono finiti i miei? Questo solo tu puoi saperlo. Il signor Matula? Sì, desidera? Mi chiamo Ellerbein e vorrei chiederle un consiglio. Entri pure. Oggi non ho molto tempo. Lei accetta incarichi da privati? Sì, qualche volta. Vede, l'autonoleggio che è stato incendiato sere fa è mio. Ah, è suo allora. Ne sa qualcosa? Mi trovavo da quelle parti, appena spento l'incendio. Il commissario Bender conduceva l'inchiesta. Lei lo conosce? È un funzionario diligente, coscienzioso e attento. Bender sostiene che l'incendio è doloso. Ho capito. Quindi l'assicurazione non vuole pagare, eh? E la polizia non muove un dito, hanno altre gatte da pelare. E lei mi crede più efficiente della polizia? Primo, lei non è un impiegato. Secondo, io pago bene. Ah, questo è interessante. Quando si parla di soldi, io ci sto sempre. Allora lei accetta. Ma è chiaro, è il mio lavoro. Non se ne pentirà. E se dovesse avere altre domande, per fortuna il mio ufficio è ancora in piedi. Arrivederci, signor Ellerbein. A presto, speriamo mi porti buone notizie. Allora, Superman, ha scoperto qualcosa? Qui non state molto attenti con la benzina, eh? L'assicurazione cosa ne pensa? Lavora per me o per l'assicurazione? Non lo vede? È soltanto nafta. Ho bisogno di un paio di informazioni. Nomi, indirizzi, qualche foto, cose del genere. Le foto sarà difficile che le trovi, quanto al resto s'accomodi. Ha tutte le schede di quelli che hanno lavorato qui? Ah sì, grazie. A cosa le servono questi documenti? Beh, se è stato un incendio doloso, chi l'ha fatto conosceva bene il posto. Non le sembra? Già, è probabile. A questo ci aveva pensato anche la polizia.
Io faccio le indagini a modo mio. Purtroppo non sono Superman. E i clienti? Anche loro conoscono il garage. Ha qualche sospetto preciso? No, niente. Non so, qualcuno a cui lei ha addebitato per sbaglio qualche migliaio di chilometri in più, per esempio. Queste cose qui non succedono. Mm. Ecco i nomi e gli indirizzi che le interessano. Un momento, ho qualcos'altro per lei. Le foto dell'ultima festa aziendale. Le signore sono le mogli e le amiche dei miei collaboratori. Questo vede con lo sguardo allucinato è Oman, un bevitore accanito. La polizia lo ha tenuto d'occhio per diversi giorni. Da chi l'ha saputo? Dal commissario Bender. Può darmi il suo indirizzo? Di Oman? Mm. Certo che posso. Ma l'avverto, quell'uomo è molto pericoloso. È quasi sempre ubriaco. Provi a cercarlo laggiù, al bar del porto. Ci passa intere giornate. Posso tenerla? Certo. Mm. Pericoloso? Nemmeno per sogno. Sì, alza la voce e fa un po' di cagnara. Ma quanto al resto, è un tipo a posto. Però la polizia è convinta del contrario. La polizia? Cosa capisce quella? Salute. Grazie. Il mattino dopo l'incendio mi hanno spremuto come un limone. Hanno esaurito tutte le domande che avevano, soprattutto riguardo all'accendino. Di quale accendino parla? Ma di quello di Oman. Ne hanno trovato uno identico sul luogo dell'incendio, completamente ossidato, insieme ad una bottiglia di grapparutto. Sembrava che non aspettassero altro per incastrare quel povero diavolo. Chi? Beh, Oman. Qui intorno lo sanno tutti che qualche volta si porta a casa una bottiglia di grappa e che ha uno di quegli accendini di vecchio tipo. Salute. Salute. Un'altra birra. Arrivo. Fortunatamente Oman aveva con sé il suo accendino quando la polizia ha chiesto di vederlo. Sapesse quanto ho riso. Non sono riusciti a metterlo alle strette. Io stavo dietro la porta e ho sentito tutto. Gli Oman si sono presentati dopo le 10. E come mai? Sembra che lui si fosse svegliato tardi. E lei era andata in città. In città? E cosa c'era andata a fare? Oh, va a saperlo. Prosit. Mm. Avrà avuto delle commissioni. Perché non lo chiede a lei? Ne vuole una? Uh-huh. Grazie. Faccia un po' vedere. Ma è lo stesso accendino. È esattamente come quello di Homan. Proprio identico. È un vecchio modello. Mi ricorda quando ero ragazzo. Ah. No, grazie. Buongiorno. Sì, mi sembra di averla già vista. Aspetti un attimo. Ma sì, è quella che è venuta qui quasi all'alba. Ricordo che aveva appena aperto il negozio. Mi potrebbe dire quando è successo? Senz'altro, aspetti. È stato una settimana fa. Oltre all'accendino, ha comperato qualcos'altro? Sì, una bottiglia di grappa. Ha voluto una marca particolare? Per la grappa sì, mentre per l'accendino si è servita da sola. Uh-huh. Non è stata molto furba come idea, vero? Beh, era meglio se proseguiva altre due fermate d'autobus. Vede, nei grandi magazzini è molto più difficile che qualcuno si ricordi il viso di un cliente. Tocca a te. Ah, per una volta, fammi il favore di colpire la biglia invece del panno. È verde, come il colore della speranza. Quindi il mio colore. Non te l'ho mai detto? Mm. Hai visto? È andata bene. Sei di cattivo umore, eh? Se lo dici tu. Oggi ho risolto un altro caso. Mi fa piacere, accetti incarichi senza nemmeno parlarmene.
Un'autentica novità, questa. Ho solo seguito il tuo consiglio. Tu stesso mi hai detto di cercarmi nuovi clienti, dicendo che il tuo studio non è un'agenzia di collocamento per detective disoccupati. Sicuramente devo averlo detto in un momento di cattivo umore. Puoi dirmi di che si tratta? Incendio doloso. Ti riferisci a un certo Ellerwein? Non si parla d'altro. Da chi è stato? Senza ombra di dubbio un ex autista di Ellerwein. Sua moglie ha cercato di aiutarlo comprandogli il mattino dopo l'incendio un nuovo accendino, mettendo così nel sacco anche la polizia. La cosa è del tutto normale. E poi? Non sopporto Ellerwein, se ti interessa. È un poco di buono che è riuscito sempre a cavarsela, ecco che tipo è. L'ha già informato? No, non ancora. E nemmeno la polizia. Ma lascia perdere, non è un caso per te. Devi metterlo al corrente. La legge ti obbliga a farlo subito. Io poi non posso scegliermi clienti secondo il mio gusto. Secondo il reddito, sì, sì. Ti faccio una proposta. Se accetti di difendere i coniugi Homan, sono disposto ad avvertire la polizia, d'accordo? Dovrai farlo comunque. La tua categoria è già malvista dalla polizia e non puoi permetterti di infrangere la legge. E poi ne ho fin sopra i capelli delle tue allusioni. Io difendo anche i poveri diavoli. Solo che non posso obbligarli a chiamarmi. Ma io potrei... Sì, lo so. Tu puoi fare tutto. Sono stufo di sentirmi ripetere in continuazione che chiedo troppi soldi ai miei clienti. Chi chiede costantemente soldi a me è l'ufficio delle tasse. Quelli non giocano a mosca cieca, ma a guardia e ladri. Vai, il panno è andato. Signor Ellerwein, sono Matula. Mi congratulo con lei, ha vinto. Signora Oman, da quanto risulta a seguito del nostro colloquio col titolare del negozio di bevande alcoliche Bremer, il 25 gennaio all'orario di apertura lei avrebbe comperato una bottiglia di grappa e un certo tipo di accendino. È vero? Sì. Cosa da dire in proposito? Beh, mio marito non riusciva più a trovare l'accendino. Sì, insomma, il suo accendino e nemmeno la bottiglia di grappa. Così quando ho sentito dell'incendio da Ellerwein, io ho pensato... Cosa ha pensato, signora? Che suo marito potesse essere il responsabile? Sì. Lei non lo conosce. Ma quando è in quello stato, spesso fa cose che poi non riesce più a ricordare. Una volta, nel cuore della notte, è andato in cucina e ha pelato e tagliato 3 chili di patate. Dopodiché se n'è completamente dimenticato. Mi dispiace, signora Oman. Lei pensa che questo potrà aiutarlo in tribunale? Secondo me verrà senz'altro tenuto in considerazione. È stata di grande aiuto, signora Oman. Ciò che ha fatto per proteggere suo marito rientra nel reato di favoreggiamento, ma visto che l'ha commesso per un familiare non è passibile di pena. Lo rilegga attentamente, la prego. E mio marito? Buongiorno, signora. Buongiorno. Mi dispiace, credimi. Vorrei sottolineare ancora una volta che l'accusato ha fatto tutto il possibile per aiutare la legge
Nella ricostruzione dei fatti occorsi quella famosa notte del 25 gennaio, anche a rischio di aggravare la propria posizione. Io credo che dopo quello che abbiamo sentito sulle sue condizioni fisiche e psichiche, nessuno di voi possa nutrire il minimo dubbio sul fatto che Hans Hohmann sia gravemente ammalato. La perizia psichiatrica ha descritto con estrema chiarezza in quale stato possa ridursi un individuo affetto da alcolismo cronico senza che questi se ne renda neppure conto. Ora, signori, la perizia medica e i valori delle analisi del sangue portano alla conclusione che al momento dell'incendio le facoltà del signor Hohmann di valutare la gravità delle sue azioni o di comportarsi con maggiore discernimento erano notevolmente pregiudicate. In questo caso, quindi, dovrebbero essere applicate le attenuanti previste dall'articolo 21. Inoltre, come già precisato nell'udienza precedente, sono contrario all'interpretazione della pubblica accusa e ritengo che si tratti tutt'al più di incendio colposo, secondo gli articoli 309 e 306 del codice penale. Per cui considero la pena richiesta dall'accusa come assolutamente insostenibile. Per concludere, vorrei pregare la Corte di considerare il fatto che l'imputato non dovrà scontare la semplice pena carceraria, ma anche il ricovero in un apposito istituto per la prevista cura di disintossicazione. In questo modo, signori, verrà soddisfatto l'imperativo di espiazione che richiede lo Stato di diritto senza condannare a completo fallimento un uomo già oppresso da gravi problemi. Grazie. Ringrazio la difesa. Signor Roman, ha qualcosa da aggiungere? Sì, signor giudice. Vorrei dire che questa storia mi ha insegnato molte cose. Per esempio, che devo ricercare la colpa del mio fallimento solamente in me stesso, non negli altri, e tantomeno nell'alcol. Mi dispiace aver provocato tanti danni senza che me ne rendessi conto. Mi rincresce di quanto è accaduto. E vi prego di... No, questo è tutto. In nome del popolo si emette il seguente verdetto. L'imputato Hans Hohmann è accusato del reato di incendio colposo ed è quindi condannato ad una pena detentiva di 2 anni. È previsto inoltre il ricovero in un istituto di disintossicazione. Allora? Ma per il momento va tutto bene. Certo che non gli daranno più alcol. Dopo la lettura del verdetto ha ringraziato. Per che cosa? Per averlo consegnato alla polizia? Ha inoltrato domanda d'appello, almeno. Ha già problemi per il risarcimento dei danni. Un appello sarebbe solo una spesa in più. Per l'appello l'aiuterei volentieri io. Con l'onorario di Ellerby. Non otterrebbe molto, comunque. Tutto al più una piccola riduzione della pena. Cioè, e ti sembra niente? Non mi sono mai sentito tanto imbarazzato. È come se avessi venduto mia madre. Giuda era più pulito di me. E sei stato tu a convincermi. Io ti ho consigliato di rispettare la legge. E che cosa ne abbiamo ricavato? Se non ti va, puoi cercare di guadagnarti il pane da un'altra parte, dove ti dicono sempre di sì. Vedrai come andrà a finire. Ma non venire da me quando ti sarai cacciato nei guai. Allora che decidi? Vuoi salire o no? È scoppiato un altro incendio? Ah, non ci scherzi. Non le ho ancora pagato il suo onorario. Quanto le devo, scusi? L'assicurazione l'ha già rimborsata? Lo farà non appena la sentenza sarà entrata in vigore. Sono davvero curioso di vedere come Hohmann riuscirà a risarcire tutti quei danni. Ci impiegherà una vita intera, pagando a rate. Vuole dirmi quanto le devo? Beh, tenuto conto delle spese, direi 1000 marchi. Sa, stasera ho una partita di poker. Venga a trovarmi qualche volta. Ho aperto un nuovo negozio in una bella zona, con personale scelto e una migliore clientela. Insomma, una cosa di classe.
Se poi avesse bisogno di una macchina nuova, le farò un prezzo speciale. Ellerbein. Mi spedisca la ricevuta quando può. Grazie. €2000. Signor Ellerbein, gliene avevo chiesti 1000, ha scritto una cifra troppo alta. Ma scherza, il servizio che mi ha reso val bene una piccola mancia. No, io non posso. Grazie infinite. Vilma, andiamo. È maiale. Scusi, la toilette. Avvocato Renz? Avanti a destra. Grazie. Posso disturbarla un momento? Ma la prego, caro collega. Ci si vede tanto di rado. Già, c'è troppo lavoro. Ho provato a chiamarla anche in ufficio. Vorrei parlarle di quell'incendiario che lei ha appena difeso. Sì. Allora? La moglie del suo cliente è venuta da me ieri. Vuole divorziare. La signora Homan? Sì. Sostiene che non ce la fa più. Il processo per l'incendio è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La cosa mi sembra strana. Come mai non si è rivolta a me? Vede, io ho avuto l'impressione, se non sbaglio, che le mancasse il coraggio di chiederle una nuova dilazione di pagamento. Comunque, secondo il mio parere, c'è dietro qualcos'altro. Un uomo? Beh, lei lo ha negato, ma c'è ugualmente qualcosa che non quadra. Per questo ho voluto parlargliene. E io la ringrazio di avermi informato, caro collega. Forse mi ha reso un grosso servizio. Accidenti, c'è qualcosa che non va. Ehi, che succede? Che cosa? Risponda! Infermeria, sono Mollers. Braccio C, mandate immediatamente un dottore e 2 infermieri. Sì, è successo un incidente. Forse un tentativo di suicidio. Perché l'ha fatto, signor Woman? Non è giusto buttare via così la propria vita. C'è sempre un'altra via d'uscita. Io non riesco a vederla. Secondo lei c'è un altro uomo? No, non credo. Se è così, allora potrebbe riparlarne con sua moglie? No. È per questo che l'ho fatto. Se ci fosse un altro uomo, potrei anche rassegnarmi. Sono cose che succedono. Invece mi lascia per come sono ridotto. Non riesce più a sopportarmi. È mio dovere parlarne con sua moglie. Non le dica niente, la prego. Io non voglio che resti con me perché le faccio pietà. Se penso a quanto sua moglie si è esposta in prima persona per lei, la cosa mi sembra molto strana. Sì, anche a me. Mi aspettavo che un giorno non avrebbe più resistito. Vede, a dire la verità non sono affatto convinto di essere stato io. Ma avrei potuto. Capisce cosa intendo dire? Poi ho pensato, in prigione forse puoi cambiare vita. Ricominciare da capo. Fuori non ci sarei riuscito di sicuro.
Se adesso lei vuole la separazione, tutto questo non ha più scopo. Purtroppo ho sempre avuto paura che Hans potesse fare una sciocchezza. Una follia del genere, insomma. Mi chiedo quanto tempo Margot riuscirà a sopportarlo. Infatti ho saputo che si stanno separando. Chi? Margot Homan e suo marito. Dice sul serio? Ma certo, non lo sapeva. Scommetto che Edelweiss sarà felice. Prosit. Prosit. Che c'entra il signor Edelweiss? Pensavo che lo sapesse anche lei. Che cosa? Che la signora Homan una volta lavorava da lui. Non lo sapevo. C'è qualcos'altro? A quanto vedo, lei ha tenuto nascoste un sacco di cose alla polizia. Sa che è contro la legge? Beh, sì, sono venuti qui insieme parecchie volte. E da come si comportavano, sì, da come si guardavano, uno avrebbe detto che... Che fra loro ci fosse una relazione, vero? Beh, non potrei giurarci. In fin dei conti, io non c'ero con loro. E gliel'avranno detto che Edelweiss ha un debole per le donne. Basta che ne veda una da lontano che perde subito la testa. Ci lascia così presto? Quant'è? Proprio quando la conversazione si è fatta interessante. Sì, ho fretta. 9 marche e 40. Tenga il resto. Grazie. Credo che darò presto una bella notizia al signor Homan. Posso avere un suo autografo, signor Matula? Pensavo di avere la macchina gratis. Chissà se questo evitasse il pericolo di nuovi incendi. Ah. Se fossi un mago saprei bene come fare. Eric sta scegliendo per lei la macchina più bella. Chi è Eric? È Edelweiss. Ah, lei è di casa qui? Non ancora. Siamo solo fidanzati. È un vero peccato. Come? Così giovane e già alla catena. Sempre a sua disposizione, Superman. Grazie, 007. Per lei ho scelto il meglio. Per caso, la signorina fa parte degli accessori. Ah, questa ha un prezzo alto, non dà niente gratis. Certo, se fa una buona offerta. Ti sei arrabbiata? Sai che non amo la volgarità. Ma era solo uno scherzo, non devi prendertela così. Lei avrebbe accettato? Chi lo sa, forse sì. Beh, speravo forse che la convincessi. Ha tentato e io la ringrazio molto. Complimenti. Perché non ha mai accennato al fatto che la signora Homan lavorava qui da lei? Non pensavo che la cosa fosse così importante. Si è mai interessato a lei? Come donna, voglio dire. Ma che le salta in mente? Le ha detto qualcosa a lei, per caso? No, ho parlato con un amico comune. Le ha fatto intendere lucciole per lanterne. Mi spiace molto di averla fatta aspettare. Conosce già il signor Matula, vero? Buongiorno. Buongiorno. La ringrazio di essere venuta. Devo salutarla da parte di suo marito. Grazie. E come sta? Non molto bene, purtroppo. È sempre decisa a chiedere la separazione, anche ora che suo marito ha tentato il suicidio. Sì. Devo ammettere che fatico un po' a capirla. Prego. Che cosa ne sa lei del nostro matrimonio? Di tutto quello che è successo in questi anni? Di quello che ho dovuto passare? Non faceva altro che bere. Era sempre ubriaco e poi mi umiliava. E alla fine non resta più niente da salvare. Ma qui non si tratta solo di lei, signora Homan, ma soprattutto di suo marito. Questa separazione non gli giova affatto. Ora che finalmente l'avevo convinto a ricorrere in appello. Ah, sì? Beh, per me comunque la situazione non cambia. Non ne sono sicuro. Non le permetteremo di impedire a suo marito di rifarsi una vita normale. Ma io non voglio impedirglielo. Ma non rinuncerò alla separazione. Come crede. In questo caso però dovremo chiarire meglio i suoi rapporti con il signor Edelweiss e perché ci ha nascosto che lo conosceva. Io non ho nascosto niente. Sono soltanto... Curioso di vedere la faccia del signor Edelweiss quando la cosa sarà risaputa.
E soprattutto la reazione della fidanzata, Vilma Scheninger. Come? Non conosce la signorina Scheninger? Giovane, carina, sportiva, elegante, sexy. Tutto quello che un uomo come Ellerwein può desiderare. Non ho alcuna intenzione di ascoltarla. Non sono certo venuta qui per sentire le sue chiacchiere e farmi offendere. Spero di non doverla incontrare mai più. Che scemo sono stato. Possibile che non ci abbia pensato prima. Adesso finalmente è tutto chiaro. Ellerwein viene da me e con la massima indifferenza mi mette sotto il naso la foto della signora Homan. E lei, subito dopo l'incendio, compra un accendino nuovo in apparenza per proteggere il marito. Agisce comunque in modo che la polizia possa scoprirla e alla fine al povero Homan non resta altro che dichiararsi colpevole. Che te ne sembra come piano? Niente male, eh? Credibile, ma non molto convincente. Oggi è meglio che prendi l'Alfa, tesoro. E perché? Dovrai riaccompagnarmi a casa dopo la festa. Sai che novità. In compagnia finisco per bere. E non voglio rischiare che la polizia mi ritiri la patente. Nemmeno tu lo vuoi, vero? D'accordo, ma cerca di essere puntuale. Non vorrei arrivare tardi. Quando avrai finito di fare la doccia, di profumarti e di agghindarti, sarò già sotto casa tua. Buonasera, Ronnie. Sì, ma sei impazzita a venire qui in garage? Ho bisogno urgente di parlare. Ti avevo tanto raccomandato di controllarti, almeno per un paio di settimane. No. Chi è quella che è appena andata via? Con l'Alfa? Chi? Ah, sì. È una cliente. Non è per caso la tua nuova fidanzata? Ma cosa stai dicendo? Il signor Matula dice di sì. Quello cerca soltanto di darsi importanza giocando a Superman. Comunque sembra che sappia molto. Se non tutto. Cosa dovrebbe sapere? Eric, vuoi farmi passare per scema? Non mi passa neanche per la mente, amore. Non devi lasciarti prendere dal panico, Margot. La cosa sta andando liscia come l'olio. Se non perdiamo le staffe, non ci crollano i nervi. Sei un imbroglione. Hai ancora addosso il profumo della tua nuova amichetta. L'abbracci anche qui in ufficio. Fai l'amore con lei. Sei uno schifoso.
racconterò tutto! Cosa vuoi raccontare? Eh? Sentiamo un po'. A chi vuoi raccontare tutto? A chi? Dimmelo! Andrò alla polizia, capito? Dirò che sono stata io a prendere l'accendino e la bottiglia di Hansi e a buttarli nel fuoco perché tu potessi incassare l'assicurazione. Carogna! Dirò che ho lasciato Hansi per te. No! Piantala! Nessuno crederà alle tue storielle. Forse qualcuno ci crederà. Lasci stare la signora. Ma che diavolo vuole lei? Solo restituirle la macchina. Non crederà alle sue parole, spero. È una balorda come suo marito. Io non c'entro in questa faccenda. Ero a Gissen. Pensare che è per te che ho mandato Anzi in prigione. Io... Ma che importa? La pagherai, sta tranquillo. Pagherai per tutto quello che mi hai fatto. Io dirò tutto. Tutto. Perché si è prestata al gioco, signora Homan? Speravo di poter avere una vita diversa. Come tutti. Allora, è contento Superman? Lei non può parlare. Ha pensato a cosa farà una volta uscito? Cosa dovrei fare? Cercherò un lavoro. E aspetterò che mia moglie esca di prigione. Si dibatte la causa penale contro Eric Hellerby e Margot Homan. Mi raccomando, non faccia sciocchezze. Non ne ho già fatte abbastanza.